Ciao a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati su Alpha Alef. Il motivo per cui non faccio più video è perché ero impegnatissimo a studiare, ma adesso che sono le vacanze di Natale sono qua a non far nulla, quindi devo fare per forza dei video. Ben ritrovati in questa top 5 degli easter egg di Undertale, almeno i migliori che ho trovato in giro. Sappiamo tutti quanto la Genocide sia una cosa terrificante, ma la cosa ancora peggio è che dopo che avrete ucciso Papa Eros e sarete andati nelle Waterfall dove trovate per la prima volta Undyne, si vedrà ancora il corpo di Papa Eros lì in disparte, che non dirà nulla. È semplicemente il fatto per cui è uno scheletro? O forse un bug del gioco? Tranquilli, niente pipi mentali. Semplicemente un bug del gioco, infatti nelle ultime versioni è stato rimosso. Le Hotland sono un grandissimo posto, ecco perché è stato più probabile trovare un easter egg qui. Infatti, forse è l'easter egg più famoso. Troveremo il mostro segreto di Sossore. Se andrete in un certo punto, in questo incrocio qui, vedrete che si potrà andare a nord tramite un passaggio segreto. E ci sarà scritto qualcosa tipo Art Club, incontro 10 ottobre alle 8. Infatti potete trovare il mostro Sossore solamente il 10 ottobre alle 8. Altrimenti non sarà mai più possibile. Potete trovarlo sempre solamente nella Pacifist e nella Neutral. Perché nella Genocide non potrete andare in questo incrocio perché è bloccato da una barriera di sicurezza. Quando sarete lì il 10 ottobre alle 8, sentirete, sono in ritardo. Infatti un mostro vi arriverà addosso. Quel mostro infatti è Sossori, che come potete capire è molto impacciato. Si scuserà continuamente con voi durante la lotta. E quelle sono due, potete ucciderlo, sì. Ma manderesti a monte una Pacifist o una Neutral. Oppure potete risparmiarlo a una cosa molto più difficile rispetto, perché ci saranno anche degli scarabocchi durante la lotta. E se quelli non spariscono, non potrete risparmiarlo. Undertale è sì un capolavoro, ma come è stato creato? Le cose sono molte. Una tra queste è una specie di leggenda creepypasta. Racconta che Toby Fox quando era bambino era uscito di casa un giorno e per sbaglio era inciampato in un burrone e per fortuna era poco profondo, però c'era anche dell'acqua e dato che non sapeva nuotare ha rischiato di annegare. E durante i suoi ultimi attimi di vita, almeno quelli che sarebbero stati i suoi ultimi attimi di vita, ha visto che è stato salvato da tre figure misteriose: una mucca parlante, un pesce che stava dritto in piedi e uno scheletro che parlavano tra loro. Fortunatamente i genitori di Toby Fox se ne sono accorti. Hanno chiamato i soccorsi, così da grande Toby Fox sembra che abbia creato Undertale. Questa è una leggenda parecchio strana, infatti mi sa più di bufala. Ma non escluderei tutto, dato che per essere diventato così capolavoro, non è che puoi idearlo da butto in bianco così, da un giorno all'altro. Quindi può essere 50% fondata, 50% bufala. Però sappiamo com'è l'immaginazione dei bambini. Sans non sarà certo il tipo più misterioso, ma di sicuro è quello più pigro di tutti. Ecco perché ho dovuto impressionarlo moltissime volte nei vecchi video. Sì, vi ricordate quella volta che è uscito dalla sua camera a suonare il trombone per sfottere Papa Eros? Bene, potremo entrare nella sua stanza. Come? Dopo che avrete fatto una neutral run senza ricevere alcun execution point, detto anche exp, dovete ascoltare Sans nell'ultimo corridoio. Dopo che vi spiega dell'esperienza dell'OBE, ricaricate il file. Ricaricate il file e vi darà una chiave, la chiave della sua stanza. Oppure, oltre a una neutral senza exp, potrete farlo dopo aver completato una neutral e rifacendo un'altra neutral. Quando entrerete nella sua stanza vi troverete in mezzo al nulla, in mezzo al buio totale a camminare. E sembra che sia quasi una stanza infinita, un corridoio che non finirà mai. Però poi Papa Eros accenderà la luce e vi dirà che starete camminando sotto Pierolan. Sì, una cosa strana. Quello che vedrete è questo. Lo so che state pensando, perché ci sono due calzini che sono separati dal gruppo di calzini? In tutto troverete un mucchio di calzini sopra il letto arrotolato, sembra un mucchio di vestiti, calzini buttati dappertutto. Una lettera con scritto grazie indirizzata a Babbo Natale, un tornado che va avanti grazie alla magia di Sans e un biglietto sulla Pierolan che dice alla fine ti ho fregato nerd. Cioè
Sì, devo dire che ci hai veramente fregato. Senza una sola stanza segreta, mi dispiace. Infatti nella sua stanza troverete anche la Silver Key, la chiave d'argento, che servirà ad aprire un'altra stanza segreta nel retro. Appena entrate vedrete un grande macchinario che è nascosto, una specie di cartello blu con scritte bianche e quattro sembrano essere cassetti. Due sono inaccessibili, mentre uno contiene dei simboli blu i windings, che sarebbe il linguaggio delle mani, dopo vi spiegherò tutto. Uno contiene una tessera e l'ultimo invece contiene un album con sense e molte persone a noi sconosciute. E se avete completato già il gioco nella Neutral e le state rifacendo, troverete anche la foto la foto finale con voi. Se avete parlato anche con Clam Girl, che come dire è un mostro che non trovate normalmente, ma dovrete fare delle cose nei file, dovete andare nei file e il fan value dovrebbe essere tra 80 e 89 e il love deve essere sotto l'8. E lo potete trovare accanto alla casa di Napsablock, il fantasmino depresso che però ci piace a tutti noi. Dopo che avrete parlato con Clamgird, nella sua stanza segreta troverete una foto con tre misteriose figure che dice non dimenticare. Sembra che siano Sains, Papyrus e qualche altra misteriosa figura che vi verrà spiegata dopo. L'ultimo easter egg è forse anche questo qua uno dei più famosi e credo che lo conoscerete già. Infatti, il personaggio misterioso di Gaster, non si sa quasi nulla di lui, tranne che è stato l'ultimo scienziato reale prima di Alphys e che è stato lui a creare Core. Sembra che un giorno sia caduto nella stessa dimensione e sia sparito nel nulla. Un altro leggerissimo indizio è quella strana persona incappucciata che ci accompagna in quella specie di barca gatto attraverso il fiume, che ci dirà fai attenzione all'uomo che parla con le mani. E infatti lui, Gaster, parla in windings, che sarebbe il linguaggio delle mani in pratica, quindi le cose si collegano. Cambiando i file del gioco in una maniera precisa, si potrà vedere una pagina di diario mancante nel vero laboratorio di Alphys all'entrata numero 17. Cambiando nuovamente i file di gioco, mettendo il livello di fan a 66, potete andare nella stanza 269, dove potete trovare una figura che sembra proprio Gaster. Lo vedete in piedi. E se ci potete interagire, questa figura scomparirà con una specie di espressione felice oppure anche sorpresa. Il primo seguace di Gaster si trova a fianco all'ascensore L3 con un valore fan di 62. È una versione grigia del Ficus Licker incontrabile al Metatron Resort. Invece di avere sul petto quattro puntini, come nello sprite, ha una croce. Si parlerà quanto la vita di Gaster fu corta e di quel giorno in cui cadde nella sua creazione. Si chiederà se Alphys farà la stessa fine. Il secondo seguace invece è incontrabile vicino all'ascensore L1 se il valore di fan è impostato a 61. È come tutti i seguaci di Gaster, grigio ed è il ragazzo che si può trovare nelle hotline alla Spider Bake Sale, con una testa parlante al posto della ciambella che ha di solito in mano. Parlerà in rima attraverso la testa del parlante e ci dirà come Gaster sia scomparso all'improvviso, volatilizzato tra lo spazio e il tempo. Appena dopo avrà detto di avere un petto di Gaster con sé e scomparirà. Il terzo e ultimo rappresenta un viso che esce dal terreno, non somiglia a nessun mostro dell'underground. Appare vicino all'ascensore L2 sul livello di fan 63. Ci dirà come la vita di Gaster fu corta dopo che un esperimento uscì male. Sfemerà dicendo che è scortese parlare di qualcuno che ci sta osservando. L'ultima cosa strana che si potrà capire è che Sains ha a che fare con Gaster, perché se guardate bene nella sua battaglia in The Genocide usa un'arma chiamata Gaster Blaster. Non è una coincidenza, vero? A quanto pare, da quanto avete capito, Gaster potrebbe essere imparentato con Sains e Papyrus, potrebbe addirittura essere loro padre e avrebbe insegnato le sue mosse prima che cadde nel Core. Detto questo, gli easter egg sono finiti qui e spero che continuerete a seguirci anche nei prossimi video. Se vi è piaciuto,
lasciate un like e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ciao a tutti!